Confermo. Anche il nostro radio ascoltatore presente stasera conferma. Uno, due, tre. Si è chiuso con il microfono. Auguri! E marinari! Senti, quattro deficienti. Buonissima! Grazie, la torta grazie. Fa paura! La risata, dopo! Vogliamo vedere il pigiama! Vogliamo averti il radio in pigiama, buona! No, 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 buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ciao, ciao, giovedì, ciao, giovedì. Ci vediamo giovedì. A giovedì. Ciao. Salutiamo la Feroce. Ciao, ciao Feroce, Topolino. Eterno riposo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ci vediamo sabato sera alla BM. Ciao BM. Live la carovana. Carovana va avanti. Giunsi la fonte di quell'inaspettato rumore e tra loro seduti così cominciai a tagliare. Non conosco nessuno di voi, ma c'è qualcosa in comune tra noi che ci fa stare insieme. Ehi, la stessa voglia di cantare, stessa voglia di gridare, quanti rami posso andare per la stessa fiamma. Non lo sai Giovi? Giovi non lo sa. Ho scoperto ieri che tuo figlio è preso. Tanti rami posso andare per la stessa fiamma. Poi ci siamo parlati dei nostri problemi ed ognuno si è potuto sfogare. Poi l'abbiamo rinchiusi in un sacco e gettati nel mare. La tristezza è un gabbiano, è solo gabbiano, e l'estate non dovrebbe volare. Per bruciargli le ali ci siamo rimessi a cantare. Questa volta, ma questa volta con qualcosa di più,
qualche cosa che andava al di là di un cantonato sul mare. Ehi, cioè sentirsi tutti uguali, lo stesso modo di pensare, tanti rami possono dare la stessa fiamma. All right. All right. Yes, boss. Yes, boss. Siamo anche in video. Siamo tornati operativi. Risaluta Pigna. Ciao ragazzi, chi è che ci vede in video? Non lo so. Vai per piacere là. Ah, scusa, perché non so, stavo... No, perché stavo facendo i provini con Sasha, beh, per quello. Siamo a posto. Stavamo facendo i provini perché entreranno dei nuovi HP, no? Povero Sasha. No, beh, insomma. C'è anche la intanto sul tavolo ciccioli. 30 rail, poi eliminiamo uno dei nostri. Allora ragazzi, voi pensate che abbiamo i 7-8 paninari, il più sano è Ioppa, il più vecchio. Allora abbiamo uno, le stoffi lavoro. O stasera giriamo un video hard. E come al Giaschina, clatre con la riunione, e clatre i lavori su me. E clatre, 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 alla fine. Io adesso farò, dal prossimo anno, Radio Paola, come viene a Paola. Radio Paolo gli metto sul letto con le infermiere che gli puliscono. No, abbiamo Iaures come massaggiatore. Il caricano gli mettono il pannolone. Ti prego. Sono apposta, ragazzi. Sai che faremo fare i pannoloni con la scritta IP paninari. Esatto. E poi loro vanno in giro ovviamente col pannolone così. Certo, certo, il nuovo gadget. Cioè, veramente qualcosa. Beh, stiamo crollando come il Titanic. Però fino alla fine faremo musica. Fai così. Col ditone, così, con le, come mue, no, come lucifero. Questo. E uso questo, vedi? Ioppa, ma che puntata sarà con questo trio? Sarà una puntata con schifo. La puntata del cicciolo. La puntata del cicciolo. Io non ho pensato, ho portato un po' di ciccioli e un po' di formaggio misto pecora. Sì, quindi tanto per stare leggero. Un bello, tanto da stare, ovviamente da stare, perché a caso una costata di un chilo che aspetta. Però la mangiamo domani, perché insomma, per stasera non sboccare la legge, per quello. Ecco. L'attacco di Pigna verso il cicciolo. No, vabbè, sono a dieta, però questo è buono, cavolo. Da quando sei a dieta? Mi cagati, da dopodomani. Vabbè, dai, partiamo con qualcosa di bello, tanto da... Aspettando allora, forse la telefonata non ci sarà, però ci sarà un audio video che arriva direttamente dal fratello di Campani che ce lo girerà. Quindi questione solo di tempo. E parte HP numero 59. Oh yes, sempre la Genova. Ciao a tutti, siamo quelli della spedizione al Manaslu, siamo a Samagaon Hotel and Lodge a 3400 e rotti metri. Esatto. Abbiamo, come potete sentire, abbiamo degli ospiti con noi che abbiamo trovato qui al Lodge, perché è un posto di lusso ovviamente, quindi abbiamo degli ospiti che vi volevamo poi salutare e che dopo vi presenteremo. Sono qui io, Sam, Ruffo e Mauretto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Un saluto a tutti quanti e ci scusiamo per la, diciamo, mancata connessione di ieri sera. Speriamo che con questa registrazione di potervi, diciamo, di poterci far perdonare. Allora, vado a presentarvi alcuni degli ospiti. Il primo, lo potrete riconoscere benissimo, è il famosissimo comico veneto Natalino Balasso. Attore porno, gay. Ah, un saluto a tutti! Il secondo
Il secondo ospite della serata è il nostro conterraneo che già avete sentito e che ha già fatto parte della trasmissione di Tiso Paninaro. Sì, ci conosciamo già, eh? Sono Alberto, sono siamo venuti qua noi, il Manaslu, nel 96. No, vai avanti pure, dici Alberto, cosa avete fatto nel 96? Sono venuto con Gustavo, c'erano già anche gli hippies, Gustavo faceva gli hippies, il Paninaro, era tutto più duro, Manaslu era 18.000 metri, è stata una cosa incredibile, sono venuto con questi quattro qua perché mi hanno detto che c'era un po' di figa e allora non ho potuto mancare. Grazie Alberto della sì, solidarietà. Sì, sono stanco, ciao! Invece Natalino ci ha detto che ha fatto esperienze su questi sentieri, in questi giorni, con degli animali, quindi... Qual è il problema? Perché i sentieri sono stretti? Ah, i muni girano vicini? E spingono e lo appoggiano! Ragazzi, vi abbiamo presentato questi amici, sperando di avervi fatto cosa gradita. Noi qui stiamo benissimo, come si potrà notare. Abbiamo in programma domani di mandare in avanscoperta alcuni portatori con il materiale al campo base, poi noi saliremo dopodomani. Saliremo dopodomani perché abbiamo visto un po' le previsioni meteo, che comunque vedono ancora qualche giorno di brutto tempo o tempo instabile, quindi preferiamo portarci in quota un po' più tardi. Vi salutiamo tutti. Ciao a tutti ragazzi, grazie di seguirci e grazie della pazienza. Ciao.